4 anni così, tolgo la 15 perché la 15 è uva bellissima, un'annata agronomica perlomeno per me quasi mai vista, bellissima. 17 per la scelta, per fortuna, è andato per il verso giusto, 18 ok, 19. Non parliamo, io trovo il succo di frutta. Anche lui vino di grande. E il 16 boh, non so che dire, sono sempre combattuto tra il 2001 e il 2016. Qual è stato il meglio? No? Non saprei cosa dire. Dici comunque non è stato il meglio. Takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way? Spinta tettonica che creò la collina, portò con sé tutto il sedimento, per cui crete e fossili. Abbiamo questa vigna qui a sinistra, vedi? Sì. Quest'altra e quest'altra. Qui sopra c'è Montalcino, qui c'è Chiesi, un'altra enorme persona che bisogna andare a trovare. And we all sit around the fire. Feel a little warmer now, and we all sit around the fire. È un piccolo credo, Chi ti fermenta? È un piccolo credo perché tutto si svolge indipendentemente da me. Perché le mie operazioni sono davvero minime, ma minime, minime, nel senso che delle stagi, come si chiamano lì? Nulla. Lascio in pace il più possibile. Hai ridotto? Io sono felice, sono già felice, insomma, la sono diretta. Cioè, freschezza. Quell'acidità. Roba. Non paragonarti, non voglio paragonarmi, ma roba da Biondi Santi. Sì. A 40 anni tu bevi ancora freschezza. Roba di Poggio di Sotto, di Piero. E quando, ricordami, quando è che sei arrivato qua? Noi siamo arrivati nell'89, ma la scoperta della vigna, detto che parliamo, dopo proviamo a dire, se dici, andiamo a vedere. And we all sit around the fire, we feel a little warmer now. And we all sit around the fire, we feel so much better now. Sì, ce n'è di tutti i colori, vedi qui là. Comunque c'è un profumo qui fra marino. Proprio del bosco, dei fiori, c'è un'aria spettacolare. Io penso faccia bene. Biondi Santi, che normalmente a Montalcino, non so se lo fa attualmente ancora, ma comunque quando c'era Franco, normalmente lui prendeva l'uva 15-20 giorni prima di tutto. In questo momento mi fa piacere averlo raccolto in questo, perché mi piace assai. Devo dire, più il naso, molto fresco ancora, molto fruttato, una frutta matura sicuramente, nessun accenno di verde al naso. Attenzione, questo deve stare ancora 2 anni, perché esce nel 2022, 17, 5, 22. Tra virgolette è la notizia, ecco, perché è proprio freschezza assoluta.